Chi è Jack Russell? Il Jack Russell era il cane di The Mask. Non so se ti ricordi quel film con Jim Carrey e il suo Milo. Bene, il Jack Russell è un cane molto, molto coraggioso e determinato ed è stato selezionato alla caccia alla volpe nella tana. Quindi pensa un po', un cagnolino piccolo, di piccola taglia, che riesce ad entrare all'interno di una tana di una volpe, stanarla, farla uscire per poi essere cacciata. Sì, lasciamo perdere il fatto di essere cacciata, non commentiamolo perché tanto non è questo il momento. La cosa che voglio dirti è che il Jack Russell, anche se oggi viene usato come cane da compagnia, se tu vai a cercare su internet c'è scritto questo, non è un cane da compagnia. È un cacciatore, un killer spietato che va dentro le tane e cerca di stanare le volpi. E se è pur vero che oggi i cani sono quasi tutti impiegati come cani da compagnia, è anche altrettanto vero che saper soddisfare le sue reali esigenze, i suoi bisogni essenziali, conoscere la psicologia e la comunicazione canina ti permette di renderlo più sereno. Perché? Perché vai a soddisfare ciò che lui è, ciò per cui è stato selezionato. Ovviamente non ti dico che devi farlo andare a cacciare nelle tane, perché sennò sarebbe un disastro, ma la cosa importante da fare è capire come renderlo appagato. Innanzitutto, scordati di tenerlo in casa e di sperare che stia bravo, oppure se hai una casa piccola, dici vabbè, mi prendo un cane di piccola taglia perché così la casa è piccola, non fa danni. Bene, The Mask, come nel film di The Mask, Milo faceva tanti danni. Ovvio, metteva la maschera, faceva tutte quelle cose lì, lasciamo perdere. L'immagine di quel film e di quel cane si assomigliano abbastanza, perché un Jack Russell dentro una stanza, se non si sfoga abbastanza, la distrugge. È proprio come il Jack Russell dentro una tana che va a infilarsi in posti stretti, scaccia le volpi come se non ci fosse un domani. Quindi la cosa importante da fare è far sfogare il cane in modo intelligente. Pensa che una volta un veterinario è venuto da me per fare delle lezioni con il suo Jack Russell, e la cosa, chiamiamola buffa se non assurda, è stata proprio questa. E sai, ho preso il Jack Russell per mia figlia e poi noi, abitando in un appartamento, abbiamo scelto un cane piccolo proprio per questo. Non lo sto dicendo per screditare il veterinario, anche perché tanto non sai il nome. Te lo sto dicendo perché molto spesso i veterinari ti danno consigli sull'educazione del cane, quando sono i primi a fare, tra virgolette, danni importanti. Se tu hai un Jack Russell, la cosa importante che devi fare è creare un rapporto basato sul rispetto, la fiducia, sulla collaborazione e anche su alcuni esercizi importanti da fare. Perché questo? Perché il Jack Russell ha necessità di essere impegnato a livello di testa e a livello di olfatto, perché la tana la va a cacciare con l'olfatto. Quindi se tu lavori anche molto sul suo olfatto, lo soddisfi, lo lasci libero, evitando che vada proprio a cacciare, quindi educandolo anche da quel lato, e gli dai la possibilità di sentirsi importante anche insieme a te, beh, allora renderai il cane sereno, felice ed equilibrato come lo hai sempre desiderato. Altrimenti lasciarlo chiuso in casa, pensare di coccolarlo perché tanto è piccolo e può bastare, beh, allora in questo caso quello che tu otterrai sarà totalmente diverso da quello che tu hai sempre immaginato. Quindi la cosa importante da fare ora è conoscere la psicologia canina, la comunicazione canina, soddisfare i suoi bisogni essenziali e impegnarlo un po' di testa e con l'olfatto. Tutto deve avere un certo equilibrio. Ovvio che in questo video volevo semplicemente farti comprendere che il Jack Russell non è un cane da appartamento, non è un cane da coccole, ma è un cane molto energico, vitale, che ha bisogno di impegnarsi di testa e che ha bisogno di lavorare, e per farlo devi sapere come gestirlo nel modo corretto. Quindi questi sono i consigli principali e primari che mi sentivo di dire. Se hai un Jack Russell, il mio consiglio è quello di impegnarti subito per comprendere come
funziona la sua testa, in questo modo potrete vivere la vita che ha sempre desiderato. E ovviamente puoi arrivare dritto al suo cuore e renderlo ancora più sereno e felice. Per questo video è tutto, ti mando un abbraccio, ci vediamo nei prossimi video. Ciao da Cristian!